Povera Biancaneve, povera Biancaneve, no, questo ve lo devo veramente dire. Insomma, ho letto, insomma, c'era un video di Diego Fusaro, no, che parlava e raccontava che adesso la Disney praticamente vuole censurare Biancaneve, il cartone, insomma, perché... lei la bacia, il principe bacia Biancaneve, no? Alla fine. E prima c'è la strega cattiva, non so se vi ricordate la storia di Biancaneve, no? Gli dà la mela avvelenata, la strega cattiva, è gelosa di Biancaneve, dà la strega avvelenata, poi c'è la corsa con tutti i nani. E poi lei la s'addormenta perché questa mela un po' avvelenata sembra un po' la mela di Eva, non si è capito bene, la mela del peccato, del desiderio, perché la strega la gli dice desidera qualcosa, lei la fa un desiderio e praticamente la cade in questo, la morte la mela, la cade nel sonno profondo, vabbè. E poi la Biancaneve nella teca. E c'è il principe poi innamorato di lei e bacia Biancaneve, ma lei è addormentata, non è morta, però non è neanche sveglia. Insomma, vi rendete conto? Probabilmente la Disney censurerà Biancaneve in qualche modo, non ho parole, perché il principe gli ha dato il bacio come se fosse una sorta di violenza, perché Biancaneve dorme. Non era consenziente, quindi forse censureranno Biancaneve. No, guarda quanto mi sono messa a ridere, guarda, quando Diego Fusaro ce l'ha raccontato e naturalmente lui dice, non so, dice, se ve lo ricordate voi, dice, io ho qualche reminiscenza, come per dire tanto che non, questa le scillite non c'entra nulla, è tanto, dice, che non... leggo Biancaneve, dice, ma io mi ricordavo che lei comunque era innamorata del principe, come per dire, anche se la dormiva la sarebbe stata un senziente per fare la battuta, dice, anche se la dormiva per via della mela, della stregaccia, però insomma era un senziente, quindi anche se lui gli dava il bacio e la dormiva non era violenza. Dice, ma poi, cioè, no, veramente delle cose incredibili. Ah, allora c'erano i commenti, dice, probabilmente, dice, se il bacio, dice, se il principe dava il bacio a Brontolo, non avrebbero censurato Biancaneve. No, guarda, da ridere, delle cose veramente incredibili. C'erano tutti i commenti, no, ora non dico di chi. Sicché tutti a fargli la battuta, io ho detto semmai Mammolo, no? Semmai era Mammolo quello che dicono, no? I sette nani, ognuno c'ha il suo, Mammolo sembra sia un po'. Sicché quello dice se il principe avesse baciato Brontolo, dice non avrebbe avuto nulla da ridire, e io gli ho detto, ma semmai Mammolo, no? Guarda, ma delle... un altro gli ha detto, e se baciava Cucciolo? E poi un altro fa, dice via, dice il bacio, dice del principe ha salvato Biancaneve, se no la stava con quei sette nerborusi nani pieni di voglia, dice la ne aveva sette, poraccia, insomma guarda, hanno fatto tutti la battuta, è una cosa, no, guarda, ma non c'è da ridere, c'è da piangere, perché veramente la Walt Disney ci sta pensando, ci sta studiando sopra se censurare o no. Biancaneve, i bambini non potranno più guardarla perché il principe gli ha dato il bacio e lei non era consenziente, la dormiva dentro la teca, eh? La dormiva e quindi l'ha stuprata il principe di Biancaneve non è politicamente corretto o politicamente corrotto, eh? Guarda, vabbè, questa ve la volevo raccontare perché non lo so dove si sta andando, non lo so veramente, alla idiozia più totale in questo mondo, alla idiozia più totale veramente. Non... Veramente. Non so più dove si andrà a finire.
dopo gli ultimi avvenimenti fuori di questi giorni, non... si dice, vediamo i tre porcellini, cioè sì. Perché veramente non so proprio dove si va a finire qui. Non lo so. Non ho veramente parole. E pensare che io e Diego Fusaro siamo d'accordo su tante cose, lui è un estremo comunista. E quindi vedete, ogni tanto miracoli, perché comunque siamo per il libero pensiero, siamo queste cose, sì.